Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse, Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo vile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Mara Natà, vieni Signore Gesù, vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore Immacolato, Addolorato e Trionfante di Maria, tua sposa amatissima e nostra dolcissima mamma. Carissimi, celebriamo la quarta domenica del tempo pasquale, la domenica della preghiera per le vocazioni, per tutte le vocazioni, le vocazioni. Sacerdotali, le vocazioni religiose, le vocazioni laicali di quanti laici nella Chiesa sono chiamati ad essere re, profeti e sacerdoti per la edificazione del regno di Dio per le vie del mondo, ricordando che l'uomo non è soltanto natura, ma l'uomo è anche e prima di tutto vocazione. Risponde dunque... La sua vita, la vita di ogni uomo sulla faccia della terra, ad una vocazione, ad una chiamata. Una chiamata che viene da Dio e alla quale l'uomo deve rispondere, perché dice Sant'Agostino che quel Dio che ti ha creato senza di te, senza il tuo permesso, non ti salverà senza di te, senza il tuo consenso e la tua cooperazione. Dio rispetta sino in fondo la tua libertà. Ti vuole coinvolto responsabilmente nell'opera della salvezza e dell'applicazione del mistero della redenzione di Cristo alla tua vita personale. Dio non costringe nessuno ad aderire al dono della salvezza, ma chiede ad ognuno di rispondere liberamente con convinzione, coinvolgimento e responsabilità personale a questo dono che viene da Dio ma reclama la risposta dell'uomo. L'uomo dunque non è soltanto natura, è vocazione, risponde ad una chiamata, perché tutte le creature recano le vestigia dei, le impronte di Dio. I cieli immensi narrano, dice il Salmo, del grande Dio la gloria, ma questa creatura speciale, particolare, che è la persona umana, reca non solo le impronte, le vestigia dei, le impronte del Creatore, ma la imago Dei, la immagine e somiglianza di Dio nel dono dell'intelligenza, della libera volontà e soprattutto della capacità di amare. Così come è stato creato e strutturato a immagine di Dio, l'uomo è Capax Dei, è capace di Dio, è capace di diventare partner in questo dialogo salvifico che Dio instaura tra il divino e l'umano. E nell'uomo nuovo Cristo Gesù, perfettamente Dio e perfettamente uomo, Dio lancia questo ponte elevatoio dove avviene l'abbraccio tra la storia e l'eternità, il divino e l'umano, l'umano e il divino. Perciò Gesù è via di salvezza ed è l'unica via perché Dio venga a noi e perché ogni uomo possa andare verso Dio divinizzandosi. Gesù è la via di Dio. È la giornata mondiale delle vocazioni perché tutti siamo chiamati ad essere profeti di Dio, annunciatori del regno di Dio, sacerdoti che si impegnano per la riconsacrazio mondi di un mondo paganizzato, secolarizzato, che ha smarrito il legame profondo e radicale e strutturale necessario con Dio. Anche i laici nella chiesa hanno questo compito, dice il concilio, di vivere a modo di fermento nella famiglia dei figli di Dio, la chiesa donata dall'amore trinitario, facendo lievitare come un pugno di lievito nella massa di pasta, tutta la farina, come sale che dà gusto e sapore, senso, significato alla storia, alle vicende umane. Ad essere luce per dilatare le tenebre, che il principe delle tenebre ha messo non solo nel mondo universo, ma nel cuore degli uomini con la sua perenne, insinuante, fastidiosa tentazione. E allora ogni cristiano è luce del mondo. Dietro Cristo luce del mondo, ogni cristiano è sale della terra, dietro Cristo che è il sapore di Dio e il gusto di Dio nella vicenda umana e storica. Ogni cristiano. È lievito che deve far lievitare e fermentare tutta la pasta. Ogni cristiano deve vivere questa vocazione, questa chiamata a diventare consorte, dice San Pietro, della natura divina, alla divinizzazione di se stesso e alla riconsacrazione del mondo perché il mondo è venuto dalle mani di Dio, ma che da Dio si è allontanato, ritorni nella conversione e nel pentimento e nella contrizione del cuore a Dio, giornata mondiale delle vocazioni, per dire che dobbiamo pregare in modo particolare oggi certamente per la speciale vocazione di servizio a Dio nella sua santa Chiesa e questa è una missione speciale, quella dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, ma è una chiamata ed una vocazione che riguarda tutti perché tutti nella Chiesa siamo responsabili di tutti. La voce di Dio ci grida come nel libro della Genesi quando avvenne l'omicidio, il fratricidio. Caino uccise il fratello Abele. Dio si rese presente e fece sentire a Caino la sua voce. Il sangue di tuo fratello grida dal suolo: Vox sanguinis clamat. La voce del sangue chiama. Grida vendetta al cospetto di Dio. Dov'è tuo fratello? Questo Dio lo dice a ciascuno di noi: Dov'è il tuo fratello? Non sei responsabile solo della tua vita, della tua scelta, del tuo orientamento vocazionale religioso, della tua esperienza di fede. Tu, inserito in questo mosaico umano, tu, inserito in questa famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa, il popolo adunato dall'amore trinitario del Padre, del Figlio e dello Spirito. Sei anche responsabile della salvezza di tuo fratello. Nessuno si salva da solo. Ci salviamo, operiamo tutti insieme, anche se ognuno di noi è responsabile, in fondo, della sua decisione, della sua risposta personale nei riguardi di Dio che lo chiama alla salvezza. Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, per le speciali vocazioni di consacrazione a Dio nel ministero sacerdotale. E nell'esperienza religiosa che annuncia già nell'aldiquà la vita dell'aldilà, anticipando la vita eterna nella storia, i religiosi con il voto di obbedienza per essere totalmente liberi di servire Dio, col voto di povertà per fare di Dio la loro ricchezza, col voto della castità, per avere un cuore indiviso e vivere la pienezza d'amore con l'unico amore infinito sorgente di ogni amore, che è Dio, perché Dio è amore. Ma questa è la domenica, la quarta del tempo pasquale, detta domenica del buon pastore, perché ci viene presentata la pericope del Vangelo secondo San Giovanni al capitolo decimo, la parabola del buon pastore. Di contro al mercenario, che è un prezzolato, che è un affarista, che fa tutto... Senza amore, senza passione, senza motivazione. Ma soltanto per il vil danaro il pastore vero, il pastore buono, quando vede venire il lupo non fugge. Al mercenario non importa nulla delle pecore. Perciò quando vede, vede venire il lupo scappa via e abbandona alla ferocia dei lupi le pecore del gregge. Il buon pastore invece che non è un mercenario... Quando vede venire il lupo non scappa via, rimane al suo posto con dignità e difende con tutte le sue forze, il suo coraggio, il suo entusiasmo, le sue energie il gregge che lui custodisce. Riusciamo a capire bene questa parabola se per un attimo entriamo nella cultura e nell'esperienza pastorale del tempo di Gesù. Israele è sostanzialmente un popolo di pastori e in certa parte un popolo di pescatori. Dove c'è il lago di Tiberiade, dove c'è il mare, ma l'esperienza pastorale accomuna la maggioranza delle persone, e tanto è vero che Israele chiama col nome di pastore anche i giudici, i profeti, i, i re, i sacerdoti nel senso che sono i pastori, cioè le guide responsabili della vita comunitaria della grande comunità nazionale di Israele o anche delle piccole comunità territoriali e regionali e poiché questi pastori nell'esperienza religiosa nell'esperienza giuridica nella esperienza politica spesso deludono il popolo ecco dentro la voce dei profeti Dio comincia ad insinuare una supplica che nasce dal cuore del popolo che invoca Yahweh perché mandi pastori secondo il suo cuore e Dio attraverso la sicurezza della parola rivelata dei profeti promette al suo popolo, vi manderò pastori secondo il mio cuore, fino al punto in cui il Padre Dio garantisce che manderà nella pienezza dei tempi, nella maturazione del percorso storico salvifico, il buon pastore, il Messia. Sarà l'unico pastore che farà di tutti i popoli, un unico vile, un unico gregge sotto la guida di un solo pastore. Il termine usato dall'evangelista, il teologo e mistico Giovanni, nel capitolo decimo del suo Vangelo, quando ci presenta la figura di Gesù come il buon pastore, è il termine calos, un termine greco che significa bello. Dunque, la traduzione alla lettera di questo brano evangelico è questa. Gesù dice. Io sono il pastore bello, io sono il bel pastore. Entriamo dentro quella esperienza che anche i greci chiamano della Calogacatia, dove Calos bello, Ariston buono, al crocevia di Cristo diventano una mirabile fusione. In Gesù Messia abbiamo il crocevia, l'incontro della bellezza e della bontà. Gesù è il pastore bello, Gesù è il pastore buono, tanto buono che è bellissimo, tanto bello che è dolcissimo, è buonissimo. Egli stesso è la bellezza, egli stesso è la incarnazione della bontà. Francesco d'Assisi, nella sua umiltà e profonda preghiera, l'aveva capito quando si rivolge a Dio e dice: Mio Dio, tu sei bellezza, mio Dio, tu sei umiltà. Gesù è il pastore bello perché buono, ed è il pastore buono perché bello, in lui c'è purezza, in lui c'è santità, c'è trasparenza, c'è passione, amore, generosità, oblazione, dedizione, disponibilità, sacrificio a profusione pur di salvare le sue pecorelle, anche una sola pecorella, diceva il grande vescovo di Milano San Carlo Borromeo, perché un'anima vale quanto un'intera diocesi. Gesù ce lo spiega proprio. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo queste espressioni di Gesù. Il buon pastore è capace di lasciare 99 pecore nel recinto, al sicuro, nell'ovile al sicuro, per mettersi in cerca dell'unica pecorella smarrita, travalicando monti e valli, attraversando il bosco, luoghi impervi dentro le spine, corre, si affanna, cammina, ricerca e poi cerca e ancora cerca e quando ritrova la pecorella smarrita non la bastona, non la picchia, ma con infinita bontà e bellezza se la carica sulle spalle e la riconduce dolcemente nella sicurezza dell'ovile. I cristiani della prima ora nei primi tempi dell'esperienza cristiana si sono immediatamente impadroniti di questa icona, di questa immagine di Gesù, il buon pastore, il pastore bello. E infatti anche nell'archeologia la troviamo impressa questa immagine di Gesù con la pecorella sulle spalle, sui sarcofagi, nelle catacombe, nei luoghi dell'esperienza religiosa e dell'incontro con Dio dei primi cristiani anche nell'ora. Della diaspora e nell'ora della persecuzione. Io sono il buon pastore, io sono il pastore bello. E cosa succede? Se innesca tra le pecorelle e il pastore un dialogo, una confidenza. Una conoscenza, io sono il buon pastore, dice l'Evangelista San Giovanni, e conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, dove il verbo conoscere nella Bibbia, come già abbiamo detto tante volte, significa fare esperienza, è lo stesso verbo usato per la intimità coniugale, la intimità tra i coniugi. Conoscere significa fare esperienza intensa, profonda, vera, autentica di amore. Al tempo di Gesù succedeva proprio così. Ogni pastore aveva il suo piccolo gregge, ma poi, terminata la grande giornata sotto la pioggia, sotto il vento o sotto il sole, riportava al tramonto del sole il suo piccolo gregge in un ricovero comune, dove ogni gregge trovava il suo spazio. E c'era un recinto intorno a questo ovile, ricovero comune di tante greggi. E c'era un custode nel cuore della notte che garantiva la sicurezza per le sue pecorelle, intorno a un recinto fatto di murelle, direbbero nel nostro linguaggio meridionale, cioè di pietre messe a secco l'una sull'altra. Questo recinto aveva una porta. Prima che spuntasse di buon mattino il sole, ogni pastore veniva e bussava all'unica porta, non scavalcava il muro, non abbatteva il muro, bussava alla porta e il custode delle pecore, riconoscendo il nome del pastore, apriva. E le pecorelle che udivano, perché già allenate a sentire la voce del loro pastore, l'un dopo l'altra insieme si muovevano ed uscivano dal recinto per riprendere il cammino per andare verso i pascoli guidati dal loro pastore per l'intera giornata. Il pastore conosceva una ad una le sue pecorelle e a volte le chiamava anche con un nomignolo per distinguerle l'una dall'altra. Le pecorelle conoscevano il timbro della voce del pastore e alla sua voce immediatamente, con sicurezza ed energia, si mettevano dietro di lui, al suo seguito, sapendo di essere in buone mani. Ora questa immagine squisitamente pastorale, che appartiene all'esperienza del popolo di Israele, perché la Bibbia... Nasce in un contesto culturale dove non si ha la filosofia occidentale dei concetti, delle teorie astratte, come è capitato e capita a noi e che percepiamo soprattutto nello studio della filosofia, le grandi ideologie. No, la Bibbia si muove in un contesto culturale dove fanno testo le esperienze e va avanti non per definizioni la Bibbia, ma esperienze di conversione, esperienze di fede esperienze di fedeltà, di intimità e di comunione con Dio e con il prossimo. Sono racconti di fatti, di eventi, di esperienze realmente vissute. Gli episodi e gli eventi raccontati dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ed ecco allora la immagine diventa simbolo per rappresentare chi è veramente Dio per noi, Gesù per noi, il vero pastore. Non il mercenario prezzolato affarista che fa tutto solo ed unicamente per interesse. Dobbiamo pregare molto, amici carissimi, oggi, soprattutto per i sacerdoti, perché anche i sacerdoti, ministri dell'altare, segretari della misericordia di Gesù, rappresentazione visibile dell'unico pastore e vescovo delle nostre anime che è Gesù. Il buon pastore, il pastore dolcissimo, il pastore, il pastore bellissimo, non sono immuni dalla tentazione di diventare mercenari. Io rimanevo sempre molto sconvolto quando il mio santo padre spirituale, collaboratore del beato Giacomo Alberione, sacerdote paolino bergamasco che mi ha guidato per oltre 15 anni, do Stefano Lamera diceva, "Oh, sapete se tolgono l'obolo della messa, molti preti neppure celebreranno la messa quotidiana. E sapete perché molti celebrano la messa? Perché ricevono l'offerta. Il mio cuore di studente e di sacerdote poi rimaneva smarrito, dinanzi a queste parole dette da un uomo di Dio, un uomo di preghiera, un uomo profondamente spirituale, un pastore generosissimo e zelante. E poi aggiungeva: Sapete, molti sacerdoti non celebrano la liturgia delle ore, non recitano il breviario, perché questo si dice per dare gloria a Dio a nome e per conto facendosi voce di tutta la Chiesa. Ma siccome il breviario non è pagato dai fedeli, molti preti non lo dicono. Anche qui rimanevo smarrito. Poi l'esperienza di tanti anni di ministero, carissimi, mi ha fatto capire che questo addirittura è possibile, per uno, per due, per tre o addirittura per molti sacerdoti, cioè non pregare più perché la preghiera nessuno me la paga. Carissimi mercenari, pastori diventati mercenari, com'è d'altronde anche di molti politici, chiamati ad una nobile missione, un servizio di squisita carità. Paolo VI diceva che l'arte del politico è l'espressione più alta della carità sociale. Il politico ha lo scopo e la missione di lavorare per il bene comune, per la polis, politica viene da polis, città, per il bene della comunità. Ma quanti politici trasformati in mercenari e affaristi, talvolta addirittura ladri matricolati, che tradiscono la loro missione e la fiducia accordata dagli elettori nel momento delle votazioni, quando ancora si votava perché? In Italia sono molto anni che neppure più si vota e tutto è frutto di accordi tra partiti contrastanti ma che alla fine si riconciliano per non perdere la poltrona. Miei cari, anche i genitori sono i pastori e i sacerdoti di questo piccolo santuario, di questo piccolo seminario, di questa piccola chiesa, santuario domestico, la chiesa domestica che è la famiglia. Quando i genitori divorziano per futili motivi, quando i genitori si armano l'un contro l'altro a gemere e a soffrire sono i figli e lo sbandamento, l'insicurezza, la tristezza, la depressione, la sfiducia regnano sovrani nel cuore dei giovani o degli adolescenti che hanno avuto la sfortuna e la disavventura di genitori che hanno smesso di essere i pastori, che conducono, custodiscono con la parola, con l'autorità, ma soprattutto con l'autorevolezza della loro vita, della loro testimonianza, i loro figli. E così, in ogni esperienza di responsabilità, tutti chiamati ad essere pastori, sacerdoti, ministri e servitori della vita, della verità, della bontà, dell'onestà, del bene comune. Questa pagina del Vangelo dunque è proprio importante e fondamentale, ci aiuta a guardare a Gesù come l'archetipo e il modello del vero pastore, della vera guida, dell'umanità, la grande famiglia dei figli di Dio, del corpo mistico di Cristo, che è tutta la Chiesa, redenta dal sangue prezioso di Gesù, in ogni comunità parrocchiale, in ogni comunità diocesana, nella grande comunità dei figli di Dio, la Chiesa universale. Ognuno di noi ha un compito, certo il Papa ha un compito particolare, tenere unita nella carità tutta la comunità dei credenti in Dio. Il vescovo ha una porzione di chiesa affidata alla sua drammatica impegnativa responsabilità. Il parroco ha la responsabilità di condurre il piccolo gregge, la piccola porzione di comunità ecclesiale affidata alle sue cure ma anche all'interno di ogni comunità parrocchiale, di ogni comunità diocesana, i laici, con talenti, doni, con capacità e qualità, che il grande distributore dei doni di Dio, lo Spirito Santo, ha infuso in ognuno, devono scavarsi e ritagliarsi un ruolo, un compito, una missione, con i doni e i carismi personali che non sono appannaggio dell'orgoglio e della presunzione personale ma da piegare al servizio della crescita e del bene comunitario. Ma ognuno ha un compito. Chi legge le letture, chi fa il catechista, chi canta nel coro, chi tiene in ordine la sacrestia, chi accoglie i fedeli che entrano, chi provvede alla biancheria della Chiesa o alla pulizia della Chiesa. Io ho curato il processo di beatificazione di una contadina 27enne di Montefusco, Teresa Manganiello. La quale amava definirsi: Io sono la lavandaia di Gesù sacramentato. Perché prendeva al convento dei Cappuccini di Sant'Egidio, dove si recava a messa di buon mattino ogni giorno le tovaglie d'altare, i manutergi, i purificatori e tutto quanto correva per la Chiesa e per la liturgia e lavava con delicatezza e amore quei panni che servivano nella liturgia. Io sono. La lavandaia di Gesù sacramentato. Dunque ogni compito è importante, ogni missione è importante, ogni ruolo specifico è importante a condizione che si abbia il cuore di Gesù, il buon pastore che dona la vita per le sue pecorelle, che sacrifica la sua vita per poi riprenderla di nuovo, muore e risorge perché ama il suo gregge. È lui vittima e sacerdote che si offre sull'altare della croce per la redenzione del mondo e la salvezza di tutta l'umanità. E allora guardiamo questa bella immagine che ha alle mie spalle, Gesù col pastorale tra le mani, come il pastore buono e bello e dietro di lui, noi pecorelle, certo questo è un linguaggio che oggi non va troppo di moda, nessuno di noi se la sente di definirsi una pecora del gregge, una capretta, Insieme alle pecore nel gregge dell'unico pastore. C'è una spiccata sensibilità e anche una buona dose di orgoglio e presunzione in ciascuno di noi. Questo è un linguaggio che neppure capiscono bene i ragazzi, che non hanno visto mai un pastore che porta dietro di sé le pecorelle al pascolo. Erano immagini che la nostra infanzia ci ha regalato in abbondanza. Oggi è difficile in un paese, in una città, veder passare un gregge di pecore. Custodito e guidato da un pastore. Però è vero che nessuno pensa di essere pecora o capra in un gregge. Ricordate il terzo canto del Purgatorio di Dante Alighieri: eh, dove va la prima, le altre vanno a una, a due, a tre, eccetera. Come pecore, senza cervello, senza identità. Ma nessuno si accorge che probabilmente quasi tutti, se non tutti, siamo irregimentati in quest'ordine drammatico di schiavitù come pecore matte che suonano la musica di mozzardiana memoria. Così fan tutti gli altri: fanno così, faccio pure io così. Gli altri divorziano, divorzio, divorzio anch'io. Gli altri convivono, vado a fare la convivenza anch'io. Gli altri bestemmino e bestemmi anch'io, gli altri trascorrono e abbandonano la messa e non ci vado neppure io. Un gregge di pecoroni, senza identità, senza intelligenza, senza responsabilità, senza spina dorsale, senza responsabilità, senza rigore morale, senza impegno, senza sacrificio. Carissimi, soprattutto quelli che non sopportano l'idea di sentirsi pecorelle nel gregge di Gesù, dove Gesù è l'unico pastore che si lascia rappresentare dai suoi ministri e dai suoi pastori, forse proprio quelli, accecati dall'orgoglio e dalla superbia, non si accorgono che nella società contemporanea hanno perso la loro identità e sono diventate pecore matte, pecore squilibrate, pecore senza identità che fanno l'esperienza di vivere da pecoroni, che seguono ideologie malsane, che seguono mode passeggere, modi di fare della maggioranza, che quasi mai rappresentano la verità dell'esistenza, la verità della fede, la verità dell'esperienza religiosa. Dunque è bello invece sentirsi pecorelle di Dio. È bello sentirsi pecorelle in questo unico gregge di Dio guidato da un pastore, e che pastore che via verità e vita, che è tutta la verità che ci illumina e ci indica e rischiare il cammino, che è tutto l'amore di cui il nostro cuore ha ardente desiderio e fame perenne, è insaziabile, che è tutta la bontà che il nostro cuore desidera. Che tutta l'amitezza e la dolcezza, la compassione, la consolazione che la nostra anima reclama è bello. Io mi sento e concludo, amici carissimi, proprio fiero, orgoglioso e addirittura felice di sapere che Gesù è il mio pastore. Ricordate. Il Salmo 22: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, in pascole di erbe fresche mi conduce, ad acque tranquille egli mi conduce e mi porta. Anche se attraversarsi un bosco, una selva oscura, non temerei alcun male, perché tu, Gesù, il buon pastore, sei con me. Ed io sono dietro di te, sono con te. Non ho paura. Anche se attraverso la valle della morte, oltre la morte, tu mi conduci nella vita eterna e senza fine. piaceva, sapete, questo salmo, bellissimo a mio padre. Tanto che quando morì io presi una frase del salmo, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, e la feci imprimere sul marmo della sua tomba. E quando, recentemente, passati gli undici anni dalla morte, abbiamo dovuto esumarlo, ho detto, ma questa pietra di marmo che dice questa esperienza religiosa di papà, che riconosceva in Gesù, L'unico vero pastore, guida, regista della sua vita, la voglio conservare. L'ho portata a casa e l'ho messa in un angolo del giardino, sotto un altarino, ai piedi di una croce di legno. Il Signore, è il mio pastore, non manco di nulla. Avverto in maniera particolare, dietro anche la testimonianza di bontà e di semplicità nella fede di mio papà Michele, come sia veramente bello per me, per te, per noi. Se ci riflettiamo seriamente, avere per guida non Mao Zedong, non Hitler, non Stalin, non Roosevelt, non il tal di Tali, o l'altro Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio. No, 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 no. Il Signore è il mio pastore, Lui mi basta, diceva Teresa Davila. Il Signore è il mio pastore. Qui trovo la mia gioia, diceva Francesco d'Assisi. Ha detto guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli dei campi, non faticano. Il Padre provvede loro. Quindi anche voi, non vi affannate e preoccupate per quel che mangerete o indosserete domani. Ad ogni giorno basta la sua pena. Il Padre provvede per voi e Francesco ascolta questo Vangelo nella cattedrale di San Rufino e scatta il meccanismo della sua conversione. Ma questo io voglio fare, proprio questo io voglio essere libero, come gli uccellini del cielo che si fidano del provveditore Dio, pulito, limpido, onesto, puro, trasparente, come i gigli dei campi che Dio veste e custodisce con abiti più belli di quelli che indossava l'orgoglioso Re Salomone. Carissimi, è bello e rende felice il cuore sapere che non il tale politico, il tale filosofo, il tale regista, il tale calciatore, il tale attore è il mio punto di riferimento, la mia guida, la mia ispirazione. No, no, no. Il bel pastore, il pastore buono, l'unica guida e regista della mia vita è Gesù. E nelle mani e nel cuore di Gesù io ho deposto la mia intera esistenza, il mio passato perché mi usi misericordi, il mio presente perché mi illumini con la sua grazia, il mio futuro perché mi salvi. È in buone mani, amici carissimi, la nostra vita, se come pecorelle docili, piene di mitezza, e saturi di fiducia ci mettiamo nelle mani bellissime e dolcissime di Gesù, il mio pastore. Io sono sicuro, con lui non manco di nulla. Auguro a tutti una felice e santa domenica e arrivederci.